Ragazzi, Filippo. buongiorno a tutti. Today Buongiorno. is the big day. Perché tentiamo quell'affare lì, quel montagnone lì, the Toblerone Mountain. C'è anche l'amico Roby, ci accompagnerà Ciao. fino alla Croce Carrella e ci porta anche le corde, che gentile. Grande Roby. Ciao. Andiamo a mangiare all'Orion Day e poi oggi andiamo a dormire alla capanna Carrel. Dai. Fase di avvicinamento all'Orion Day. Partenza a Cervinia. Sotto un sole cocente. Belli carichi. Lì sul cucuzzolo l'Orion Day e dietro una gran becca. Siamo quasi alla prima tappa. Fuggio Orion Day. Ora un buon pranzo, ci riposiamo un'oretta e poi si riattacca. Dopo il pranzo all'Orion Day, che è laggiù, si passano quei bei laghetti, è ora di salire verso la capanna Carrel. Prima passeremo per la Croce Carrel e poi si sale Croce Carrel. Dopo la Croce Carrel si seguono gli ometti, inizia lo sfasciume che porta alla base della Testa del Leone e al Canalino Whymper. Ragazzi, ci siamo, qua inizia il bello Canalino Whymper. Qui inizia la parte alpinistica. Si sale agevolmente, passi il secondo grado e dove è arrivato Alex c'è la prima corda fissa. Dopo il canale si continua così, facili placchette. Qui c'è una bella targa. Le placche sono così, molto facili. Bene, qui si arriva all'altezza del Nevaio, qui si vede anche la Cervinia sotto la Testa del Leone, si piega a destra, si vede la capanna, su quello spuntone il Cervino a Nuvoletta di Fantozzi, qui sotto il ghiacciaio. Quest'ultima parte per il Colle del Leone sono sfasciumi abbastanza fastidiosi. Qui c'è la Testa del Leone, adesso attraversiamo in là. Gli ometti lì e il traverso. Non arrivo al Colle del Leone. Madosca. Il nostro amico Roby ci lascia al Colle del Leone e noi attacchiamo verso la Carrella. Là si vede la Chemine, uno dei tratti più duri della Cresta del Leone. Iniziano i primi canapponi. Sotto la cheminée. Partiti sulla cheminée. Grazie.
grazie, ciao. Ciao. Grazie. Bene. Dio santo. Capanna carrella. C'è un tuo carrella. Vista ragazzi. Domani Nadir Maghe prova il record di salita. Abbiamo scoperto prima. Qua è la via di salita. Va giù Cervinia. Il Goye. Dietro buon Alex. E lì quello che ci aspetta domani. Bam. Andiamo a vedere un po' un rifugio colmo di storia. Gli amici di Bergamo, amici grandi. Guarda le camere. Sistemate l'ingresso. Weissorn è coperto, Zinal, Obergabelo e Dame Blanche. Qua sotto un ghiacciaio gigantesco. Spettacolo. Il rancio. Buon appetito. Buon appetito. Tramonto della carrera impagabile. Buonanotte. Ore 4:20 circa, si parte dalla carrera. Inizia l'avventura. Subito corda della sveglia. Bella fisica, bella dura. Sempre bello dritto. Abbiamo appena passato le placche Cartier. Ora ci troviamo. Tieni bomber. Rinvio 1. Al move pa. Rinvio 2. Basta. Quelle sono le placche Cartier. Lì. Sì, e questo è il muove qua. Ragazzi, che emozione. Siamo arrivati a Rocher des Écritures. Edward Whymper. Mamma mia. Che figata. Wow. Guarda, Carrel Jean Antoine. Carrel. Mamma. Una frana. Ah, guarda il fumo. Qui siamo al Cavo Metallico verso il Linsel. Quasi alla gran corda, lo spettacolo dell'alba. E Alex attacca la gran corda. Questo balzo verticale qua, bello tosto. Siamo arrivati in cresta sotto il Pic Tindal e c'è l'alba, magnifico.
Bandeirena. Eccolo, Monte Bianco. Eccolo lì, sì, Monte Bianco. Tolgo. Peak Tindal, e spunta anche il sole. Dai, bomber. Che giornata. Non c'è una nuvola aperta. Spettacolo. C'è tutto in Svizzera. Guarda il Monviso. Sì. Non andare troppo sullo sfasciume. Ecco l'Enjambé, il famosissimo Enjambé. Ecco perché è chiamato Enjambé, perché bisogna fare... Santa pulenta! Fatto. Abbiamo enjambato. Siamo quasi arrivati alla scala Jordan. Abbiamo attaccato l'ultimo tratto di Canapponi sotto la vetta. Scala Jordan. Bello duro, va? Bravo bomber. Che vinto da primo è tutta l'incognita. Da casa di 10 metri, non è che dici vabbè. E ora la scala Jordan. Alex aveva preso con la scala Jordan. Dai, che sei un mostro. Sulla scala.
petto sopra la Jordan, ma fisico anche questo. Sole alla Jordan. Dai, ci siamo, ci siamo. Cervino. Metri. Sì, cazzo. Ti voglio bene, Robert. Si avvicina il cervino. Cresta è bella spostina. Occhio. Dove mettete i piedi, ma è tutto bello e spostino per di qua, eh. Di nuovo sulla vetta italiana, 2 metri più bassa rispetto a quella svizzera. Paura, ragazzi, fa paura. Ciao Cervino. Arrampicata. E ora giù dal Peak Tyndall. Dai, dai. Grandissimo. Che passaggio. Grandissimo! Ultima doppia, la corda alla sveglia e poi siamo alla capanna, ore 1:13. Ci siamo lasciati alle spalle anche la capanna Carrel, purtroppo Maghe per 5 minuti non ha battuto il record. Ultima doppia della giornata, la cheminée, poi basta. Adieu! Ciao ciao. La cheminée. Bene, siamo di nuovo al Colle del Leone, traverso delicato da fare in velocità, sotto la testa e poi relax fino a Cervinia. Ho ritrovato le scarpe da trail, ragazzi, le avevamo seppellite. Cervinia si trova ancora più di 1000 metri in basso a noi, ma noi siamo fuori dalle difficoltà,
quindi vi salutiamo con il Matterhorn. È stata bellissima, raga. Alla prossima. Ciao ciao. Ci tengo infine a fare qualche precisazione. Come sapete, non siamo delle guide alpine, quindi mi scuso con tutti se dovessi aver fatto degli errori nella descrizione della via. Sicuramente ho saltato qualche passaggio, ma questo video non vuole essere una videorelazione, quella la potete trovare completa in rete, ma bensì la mia esperienza su questa montagna regina delle Alpi. La via è molto tosta e fisica e bisogna affrontarla preparati sia mentalmente che fisicamente. Non è una via ferrata in quota, come ho già sentito dire da qualcuno. La cosa che a mio avviso è più stancante di tutte, oltre alla cheminée, è la discesa. Scegliete il numero di doppie minime indispensabile se non volete fare nottata. Detto questo, spero di non avervi annoiato. Il video è molto lungo, lo so, ma ragazzi, si tratta pur sempre del Cervino.